Benvenuti all'appuntamento con Mr. Gadget, l'ultimo della settimana per dire la verità. Ed è tra l'altro un appuntamento, quello delle news propedeutico ad un'altra velocissima preview che faremo nel corso delle prossime ore per mostrarvi questo. Ve lo porto più vicino possibile. È il Galaxy S5 nella sua versione bianca. Ve lo mostro ancora per qualche secondo, anche so che se molti di voi questo cerottone non lo apprezzano, vi devo dire che io sono del partito qui invece piace molto. Ovviamente è una sfida potente questa, no? Galaxy S5 contro M8. Quale dei due deterrà la SIM principale? Ve lo svelerò nei prossimi giorni. Intanto tra poche ore una preview, ma proprio velocissima, perché sono in ufficio. Mattino presto, sto per lasciare gli studi di Radio Number One per un evento a Torino, poi sarò in Liguria, insomma sarò una trottola, quindi questo weekend non va d'accordo con gli impegni purtroppo di Mr. Gadget. Però entriamo nel mondo delle daily news. Bleeding. Non sottovalutate il problema delle password, cambiate le vostre password. Praticamente quasi tutti i servizi sono interessati al problema di sicurezza, per cui bisogna assolutamente cambiare password. Gmail, Dropbox, Facebook, veramente Yahoo, sono tutti interessati. Ancora non ci sono certezze riguardo a Apple e non ci sono indicazioni al momento per quanto riguarda Twitter. PayPal non è stato intaccato dal problema, ma tutti gli altri servizi necessitano un cambio di password. Non sottovalutatelo, perché se è stato lanciato in questo modo l'allarme, un problema c'è. Android, a proposito di malware, sicurezze, controlli, ecco, Android avrà un controllo continuo sul malware all'interno dei telefoni. Evidentemente anche Google riconosce che questo può essere un problema. Io lo scrivevo ieri sera, ho fatto una scansione delle applicazioni, delle APK ad esempio, che ho installato sul Q10, e mi sono accorto che sono piene di worm, di virus, di malware. Insomma, effettivamente le applicazioni di Android sono veramente sotto attacco, quindi fate molta 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 attenzione. Notizia interessante: se siete appassionati di Google Glass, se avete un cugino in America, potete chiedere di spendere $1,500 e di comprare uno dei Google Glass che saranno venduti proprio in quella data a chiunque ne farà richiesta. Lo stock è limitato, secondo qualcuno si tratta di un modo per liberarsi dei fondi di magazzino in attesa del nuovo modello. Galaxy S5, allora abbiamo detto, è qui, tac, Galaxy S5, appena acceso troverete un aggiornamento di circa 30 MB per la sicurezza e per alcuni bug. Aggiornato in questi giorni anche la HTC One M8 con una notevole frequenza, ieri è stato aggiornato sia Blink Feed che la galleria. Questi aggiornamenti continui devo dire che ci lasciano tranquilli sul fatto che il telefono sia molto 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 curato. Altra cosa importante: se avete in casa un sistema Sonos che avete sempre utilizzato con il vostro iPhone, da ieri finalmente potete collegare direttamente Google Play Music al vostro sistema audio Sony, e da ieri molti di voi avranno cominciato a ricevere anche Android 4.4.2 sull'LG G-Pad 8.3. Io invece non ho ancora ricevuto alcuna notifica per quanto riguarda l'aggiornamento di Sony, che dovrebbe correggere il bug dell'audio, ma anche quello dovrebbe arrivare nel giro di pochissimi giorni, probabilmente collegando il vostro telefono Z1 o Z Ultra o Z1 Compact al computer potreste già avere la nuova versione di software. Mr. Gadget vi augura un buon weekend, ovviamente un buon divertimento nel corso del fine settimana. Chissà, magari qualcuno di voi con il Galaxy S5, se lo agguantate, scrivetene, dateci il vostro parere su mrgadget.net. Ciao!